Hola love, buongiorno, se tengo qui non si sente perché c'è il microfono. A parte mi vergogno come una ladra, ma al solito. Vedi, allora noi a Siena abbiamo un sacco di posticini bellini che si potrebbe visitare, anche perché non l'ho mai vista, io mica l'ho vista tutta Siena. A parte qui non prende, quindi andiamo di qua. Bondi. Allora, volevo fare, a parte che la balda stanotte mi ha perso quelli bianchi, questa troia. Burger King. Questo è Ubaldo, vi presento il fidanzato della balda, Ubaldo. Sulle labbra c'ho Wet n Wild, e mi sembra che sia un bel troiaio, di colore, un bel troiaio. E poi cosa ho preso? Sono andata a prendere, siamo passati dalla All Saint, laggiù alle Grondaie, no, cazzo si chiama? Alla Palm. E c'è a 3,90 euro cada uno lo spray fissante di non so quale marca. Per 3,90 euro ho detto lo provo, tanto perché ora ultimamente mi sto trovando molto bene con questi spray fissanti. E ho detto famo un vlog di Pasquetta. Ora vediamo la gente che vive, a differenza nostra vive. Comunque, ho un bambino enorme e ci ho messo il dentifricio stanotte per vedere di fargli venire fuori tutto il puzzettino. Ma insomma, io volevo prendere la sigaretta e poi non l'ho presa comunque. E niente, dai, vi volevo fare questo vloghettino di Pasqua. E mo' niente, questa parrucca che stavo aspettando, ora che sono rasata, mi arrivasse mi farebbe piacere. Però penso a questo punto non arriverà più perché sono passati più di 3 mesi, quindi. Mi chiesero la collaborazione loro, poi nemmeno di che gli avessi chiesta io. Va bene. E capellini bianchi. Ok, allora noi vi salutiamo, tanto si fa un giretto, la colazione si è già fatta. Stamani ci sta pure bene, ora io ho due Visitare a felpe. Dio. Comunque ho un felpone grosso io, però. E niente, dai, sono un cadavere perché sono bianca morta. Anche se mi sono data l'acqua abbronzante, però siccome lo sto finendo ora l'acqua abbronzante, quella spray, l'ho pagata una palla, bisognerebbe mettersi 5 euro nella carta per prendere quello dai veli. E mi hanno detto di cercare l'olio giamaicano nero per i capelli, che è tipo l'olio di ricino, capito? Che serve per farli un po' riprendere. Ma buono, dai, qui c'è un botto di gente che va a corsa. E Che va a dovremmo correre. correre anche noi comunque, secondo me Sì, si facciamo una rapina. sfogherebbe. Sì, si accorre immediatamente. No, partiamo i dementi, però No, dico. dicevo, facciamo una rapina. Ah, una rapina, Ha ok. voglia a correre. E io ci ho sempre pensato a fare la rapinatrice di banche seria, però bisogna essere seri e io seria insomma è stata, quindi non posso essere neanche una rapinatrice di banche seria, Magari pensate potresti un po'. fare la tassi, insomma, È quella che l'assista? aspetta in macchina, il motore acceso. Ah, ok. Motore acceso, poi Però insomma. prendo una percentuale troppo bassa in quel caso. No, A lì si quel divide tra gioco. tutti, eh. Parti Ah, uguali. ho capito. Parti uguali, amicizia lunga. Ciao. Ho comprato la cover nuova rosa, è fighissima, però siccome ho guardato quelle lì di Moschino che io avevo per il Grand Neon, qualcuno di voi ha idea di come io possa fare per usare le vecchie cover per quella nuova? Per questo nuovo? Allora, se mi ci entra dentro il telefono, vaffanculo, mi importa una sega, ci fa il buco della telecamera, tanto è In qualche gomma, modo e ci filo dentro il telefono. Però guardate, veramente, butta via tutte quelle cover, è proprio uno spreco. Ma poi c'ho quelle fatte a mano da quella città lì. lo so Quelle io lì però, come vabbè, amo, ho levo il trovato il modo granito, vai. col velcro, quello che si attacca doppio, cioè lo metti sul telefono una striscia qua dietro e poi sulla cover, su tutte le cover. E poi quando la metti si attacca, non si è, capito? E Ah, poi per le non farla strappo, scivolare. a strappo, all'indovina. Vedi, sembra strullo, ma è proprio un gamba il mio uomo. Yeah! Ora si va alla Kio perché c'è la nuova collezione. Mi sono E pigliato si va a due metri darci di velcro e le metti un'occhiata. su. 2 metri di velcro. Allora siamo a prendere il caffè. Vi volevo far vedere la cover. Però se ve la metto così si vede? No, perché l'ho messa nuova all'incontrario. Devo mettere il coso all'incontrario. Lo fa della cover, guardate quanto è bella. È molto più rosa, voi qui non la vedete. Ma è molto più rosa, è rosa acceso. E niente, ci pigliamo un caffeino. Che vedevo di. Sono un po' giù in questi giorni di Pasqua. Non mi chiedete perché, ma è così. Sono un po' giù perché, boh, sono giù, basta. Non lo so.
Non lo sa nemmeno lei perché. Ma quanto è bella. Mi vedo con brutto in questo periodo. Guardate la doppia della mia nonna. Il profumo di Rocco Barocco, 13 euro di profumo. Poi ad Alina gli ho regalato la maglia. Brutto, anzi guarda, e questo è quello che dicevo, lo spray fissante, ed è della Ultra Retinol Complex Acqua Fixer, ed è fatto, a parte la scatola è bellissima, io speravo fosse così anche dentro, invece no, quindi lo terrò nella scatola, ora si va ad attaglio e vi faccio vedere, fatto così, sì, qui ce l'ha un po' di nero, così lo bellino. 3,90 euro. È bello. Mamma mia, ma puzza di lacca, cazzo. Ma che roba è? È il fissante per il trucco. Vabbè, quello della Glen Glow costa 40 euro. E l'olio sia buono. No. Vabbè, ciao, dai, basta. Ah, e poi il regalo per la sua sorella è andata il giorno prima di me. Vorrei capire come si fa a somigliarci io alla sua sorella. Cioè, siamo una fine giorno prima di giorno. Cioè, si somiglia al cazzo. No, invece sì. E nemmeno poco. Se due teste di cazzo tutte e due, quindi. Cosa? Assolutamente no. Sì. Ciao. Vedere che mi sono cambiata il lip, ho messo quello di Sephora invece di quello di Wet n Wild. E devo dire che è strafigo, mi piace. E poi durano un botto. Quello che si prese l'altra volta ed è lo 04, un bel colore. Mi era preso la fissa dei marroncini, dei mocaccini e mortaccini. Invece ora c'ho sta fissa. Devo far vedere una foto. Cinese c'era una maglina bellina per Aline, mi ha detto no, maglia un giacchettino. Allora mi sono presa occhiali così e quelli, finalmente ho trovato quelli trasparenti come questi, finti veri insomma, e poi mi sono trovata questa maglina che è figa, mi piace un sacco, è tipo Adidas, è leggera perché è bucata, vedete, è straleggera. Ci sarebbe anche il sotto, no? Ma per carità, io completi li odio. Quindi me la prendo, mi prendo solo il sopra, tanto per 11 euro. Siamo messi qui in Piazza del Campo a fare i turisti. E a parte questo coso è sempre più grosso. Comunque, a pigliare un po' di sole, io mi sono denudata perché è caldo e vorrei vedere un po' di cominciare a abbronzarmi, ma ciao. Ci avrei ancora ste due lampade da fare, quindi magari se le facessi invece di lasciarle lì sarebbe una gran cosa. C'è un botto di gente, adesso ve la faccio vedere. Aspettate. Strapieno. Perché naturalmente c'è le gite, c'è la gente che viene. E niente. Mai non c'era tanta gente, vero? Vabbè, ma la mattina, amore, la gente sa se la scelta. Allora, io quanto odio quei truzzini per fare le foto, quelli che si tengano lunghi, no? Mamma mia, è una cosa che ho proprio odiato sempre a vita. E poi vi faccio vedere, c'è una carrozza per i bambini, vecchio stampo. Aspettate. Perché ne ho vista una l'altro giorno, tipo Alien. Allora, sto bambino c'aveva la cosa del... insomma quella che sta sopra tipo fatta a astronave, cioè capito, era rigida con ogni pezzo che si chiudeva era fatto tipo in rilievo, ma una cosa allucinante, mai vista una cosa del genere. Poi se ne è trovato un altro l'altro giorno in Piazza della Posta che tipo gonfiava la ruota del passeggino con il gonfiarote, veramente con la pompa da pazzo. Vabbò, dai. Ci sono quei passeggini che davanti c'hanno tipo una tavoletta così per mettere il piede e spinge tipo skateboard. Davanti. Questo non l'ho mai visto. Spettacolo. Oramai, e poi ci si chiede come mai i giovani di oggi diventano. Cioè, le metti nel passeggino, sono già. No, ma per chi lo. Insomma, per chi lo manda? Babbo, la mamma. Per il babbo, perché la mamma non spinge il passeggino. La mamma. No, la mamma non lo fa lo skateboard. Mi ha detto. Va buono, dai, vi saluto perché mi sono già rotta. Allora, io il mio bollicino, cioè, dai, raga, è vergognoso questo bollicino, cioè, è enorme.
È lo stesso che mi era venuto già l'altra volta. Il problema è che l'altra volta non l'avevo strizzato. E non avendolo strizzato mi c'è ritornato perché sotto c'era ancora il pus. Stamattina l'ho strizzato, ho lasciato lì al pullman. Che pullman? Al treno. Il lip sarebbe ancora lì se non l'avessi tolto. E niente, mo vado a prendere. Ora vado su, guardo se c'ho il pullman, ma non credo perché essendo Pasquetta, purtroppo i pullman per casa mia passo Pasquetta, Pasca e Pasquetta, Pasca e Pasquetta, non ci stanno. Oggi vi vorrei fare un video abbastanza interessante che mi è venuto in mente perché tanti di voi mi hanno mandato dei messaggi un po' particolari riguardanti una cosa, cioè l'amore tra una ragazza normale, la maggior parte siete donne, e uomini con certi problemi di dipendenza. Io non capisco perché noi donne dobbiamo sempre fare le croce rossine, comunque è un problema che penso abbiamo in parecchie. Comunque, dopo avervi detto un po' di cavolate, se oggi riesco ve lo faccio, ce la dovrei fare, a meno che poi non mi passi la voglia di vivere come al solito. Non sto scherzando, però a meno che poi non mi metta a guardare Netflix e quindi le varie serie che poi mi mangiano e non riesco a fare più niente, quindi casomai ce vediamo dopo. Allora, io sono fuori con Pancrazio, mi sono fatta una mascherina per vedere se questo baobab qui se ne va, ma non ha molta intenzione, mi sembra. Ugo, amore, perché ti devi infilare nella siepe? È già la seconda volta che si infila nella siepe. Ugo, vieni, andiamo. Allora, oggi dovrebbe essere una giornata meravigliosamente meravigliosa, invece sono un po' giù, ce l'ho sti momenti un po' così. Ugo, e dai, amo, non entra lì, andiamo. Non lo so perché fondamentalmente non è mica successo, cioè non è successo. Aspettate, perché è sintriva lui. Aspetta, Ugo, sta sempre, guarda, un grande, vero amore? Cioè non è successo niente di che, però boh, ecco, sono quelle giornate noiose perché poi io qui non ho niente, cioè non mi posso, cioè se non c'è neanche ti sposti perché il pullman non c'è e mi rompo un po' le palle. Andiamo? No, lascia stare Ettore, andiamo. E quindi la noia è una brutta bestia. Poi a casa troppa gente, quando c'è tutta sta gente mi viene l'ansia. No, vabbè, però una giornata un po' così. Sono stata un po' fuori, però anche tutto il giorno a passeggio non fa per me, quindi va, tanto quando sono queste giornate potrei vincere. Andiamo al Superenalotto, sarebbe lo stesso. Quindi vabbè. E niente, anzi vedo un sacco di gente che passeggia, wow! E comunque è una bella giornata, tutti vanno a spasso, ora qui c'è il cane che abbaia. Vieni amore, vieni! E quindi niente, io invece non ho voglia nemmeno di passeggiare con queste giornate meravigliose. E vabbè, dai, quando la giornata è così c'è poco da fare. E non lo so, mi sento giù. Cioè è anche vero che uno non è che può essere sempre a mille per mille. So quelle giornate in cui rifletto, penso a quello che ho fatto, penso a mi manca, penso a un sacco di cose. Purtroppo quando pensi troppo, io sono sempre stata dell'idea che quando si pensa troppo non fa mai bene, pensare troppo non è mai positivo, perché comunque tanto non, pensare troppo non cambia, non cambia le cose, e quindi niente, vabbò. Ok, ora riandiamo a casa io e Pancrazio e ci mettiamo a letto, vero Punk? E poi pensate come l'ho, c'ho migliaia di film e serie su Netflix, oggi neanche quello mandava di guardare, no, aperti mille, non ce n'era uno che mandasse a genio, quindi con questo vi dico tutto. No, Ugo, amore, di là c'è Canoni, vieni di qua. E quindi niente, dai, a dopo.